Vi do un insegnamento di vita a ciascuno di voi. Avete voglia di sentirlo? Certo. Io sono entrato qui, ho trovato delle belle ragazze. A ciascuno ho fatto un complimento diverso. Che bel sorriso, che begli occhi che hai, come sei elegante. Oh, siamo tutti così egoisti. Io no, ho imparato. Che non facciamo mai un complimento agli altri, ce ne fottiamo. La cosa importante è essere così poco egoisti e generosi da fare a tutti i nostri interlocutori, soprattutto ai nostri familiari, ai nostri collaboratori, ma chiunque con cui veniamo in rapporti, un complimento sincero. Ero a Firenze e dicevo, stasera quando arrivano i clienti, agenzie eccetera, mi raccomando, fate un complimento. Si fa. Qua siamo a Firenze, allora sono tutti delle bestiacce. C'è qualcuno di Firenze? Alzi la mano. Poi hanno tutti paura. Allora dicono, mi fanno la sfida. Dice, presidente, ma perché non viene sulla porta ad accogliere lei? Vedrà che gente. Io raccolgo sempre le sfide, vado sulla porta alle 8:30 e cominciano ad arrivare. Arrivano delle belle persone. Allora i complimenti mi vengono fuori facili, no? Ah, ma belle cose che ha, come elegante, ah, signora, ma lei sembra che venga dalla quinta strada di New York, perché ha un aderente perfetto tra il vestito, la sua borchetta, le scarpe, che meraviglia. E quando si vede, a un certo momento mi supero, perché arriva uno con una bellissima ragazza di fianco, io guardo e gli dico complimenti, che scelta e che fortuna che lei ha avuto di fidanzarsi con la signorina. Signorina, posso dirle, mentre lei si avvicinava, cosa mi è venuto in mente? Un verso di Tagore. Dice, i sogni escono, i sogni fuggono, dai tuoi occhi neri come le rondini a primavera dal loro nido. Io ho incontrato questa signorina, diventata signora 20 anni dopo, si ricordava ancora del complimento, l'aveva raccontato a tutti. Vedo che il livello di coloro che arrivano scende preoccupantemente sempre di più. E da uno riesco, non sapevo cosa dirgli, dico, siamo d'inverno, ma lei è ottimista, ha una cravatta che sa di primavera, lei guarda già la prossima primavera, complimenti, che ottimismo, complimenti. Poi arriva uno, posso? Poi arriva uno, posso? L'altra volta vedo che i miei si danno tutti delle gomitate. Mi dà la mano e io, che stretta energica, ho vinto la battaglia. Ma lui da allora aveva ereditato un'agenzia di pubblicità dal padre, la pubblicità in televisione era da solo a Mediaset.